ragazzi, e bentornati a Scary Games. Allora, oggi parleremo di un argomento horror molto molto interessante. Un termine che sta alla bocca di tutti quanti oggigiorno, ovvero gli zombie, i morti viventi. Sappiamo tutti quanti che ormai queste creature hanno infestato completamente l'immaginario collettivo, dal cinema alla letteratura, fino appunto ad arrivare al mondo videoludico. E visto che parliamo di retro game horror, il titolo scelto per voi oggi è inerente a questo argomento. Un titolo straordinario che ha dato il là, l'inizio, a una saga, o meglio, a un genere. Sto parlando di Zombie by Ubisoft. Siamo nel 1986 e Ubisoft, appunto questa neonata casa di produzione di Montpellier, decise di introdursi nel mercato sfruttando un brand famosissimo, che era quello di appunto l'Alba dei Morti Viventi, da noi zombie, e appunto decise di realizzare un prodotto che potesse contare la possibilità di essere sfruttato a livello visivo grazie al nome di questo film, insomma all'idea di questo film. E fortunatamente vuole che questo titolo si proclami uno dei più importanti del genere in quel periodo. Se consideriamo il successo della pellicola di George Romero, era abbastanza auspicabile che questo titolo potesse arrivare alle vette di mercato. Ma il gioco che cosa consisteva? Piuttosto semplice. Pensate a un'avventura punta e clicca, semplice, quindi con un meccanismo abbastanza collaudato, tipo quello di Dungeon Master, quindi in prima persona, dove noi eravamo, o meglio, interpretavamo quattro personaggi differenti, ognuno con le proprie peculiarità. E il bello era appunto che ogni personaggio aveva delle caratteristiche differenti. La trama, semplicissima. Eravamo all'interno del cosiddetto centro commerciale, come nel film, e dovevamo sopravvivere a queste orde di zombie fameliche fino a raggiungere il tetto, appunto, di questo palazzo enorme, dove ci aspettava un classico elicottero che ci avrebbe portato verso la salvezza. Insomma, trama classica. Tecnicamente il titolo era veramente interessante. Ovviamente mostrava una soggettiva, quindi parliamo di prima persona. E anche se il gioco ovviamente era un po' macchinoso a livello di animazioni e soprattutto fondali fissi e pochissimo animati, anzi quasi per niente, la cosa bella era che manteneva un bel cardine con il film, ovvero noi dovevamo sopravvivere attraverso, sì, uccidendo zombie e quindi proseguendo verso la rincorsa verso la salvezza. Ma era tutto condito da enigmi ed elementi di interazione molto interessanti, che arricchivano il gioco per la longevità, cercando di mantenere con sé quell'horror cupo e soprattutto quell'atmosfera costante durante tutto il gameplay. Il gioco inizialmente venne sviluppato per un computer 8-bit, prevalentemente il CPC dell'Amstrad, che pur non avendo tantissimi colori, o meglio, era quasi monocromatico come anche ZX Spectrum, manteneva forte con sé quel concetto di innovazione come avventura grafica. Poi, oh, raga, parliamo di un'avventura grafica horror, quindi era intensa come stile e come ambiente atmosfera. Però il salto di qualità venne fatto qualche periodo dopo, quando il gioco approdò su macchine a 16-bit, principalmente su Amiga 500. Ed è grazie proprio a questa conversione a 16-bit che la Ubisoft scalò la vetta del mercato, poiché la versione Amiga era veramente eccezionale sul punto di vista grafico, quindi sul punto di vista più che altro tecnico, e anche la parte sonora ne giovò moltissimo in questa conversione. E da lì successi all'infinito, fino ad arrivare nel 2012, quando appunto Ubisoft ha deciso di riproporre il suo primo titolo, appunto Zombie, in chiave moderna per l'ultima console nata di casa Nintendo. Ed è nato appunto Zombie U, eccolo qua, che altro non è che il reboot di questo fantastico gioco che ha fatto la storia delle avventure grafiche horror in prima persona. Ovviamente parliamo di giochi differenti, visti i tempi, ma comunque l'atmosfera zombiesca horror è sempre presente. Quindi ragazzi, aver parlato di questo gioco per me era un fondamentale, visto che comunque è il primo gioco di una ditta fantastica, che ancora oggi produce giochi spettacolari. E poi perché era appunto un gioco che trattava una tematica attualmente relegata al cinema horror. Quindi ragazzi, cosa mi resta di dirvi? Vi rimando col prossimo gioco horror, che sarà un altro titolo fantastico che ha caratterizzato la storia di questo genere.
Quindi, ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.